Uno spiraglio per i lavoratori della Treofan dopo il tavolo di crisi al Mise. Il vertice romano ha visto la presenza del vice capo gabinetto Giorgio Sorial, i rappresentanti di Jindal Italia, i rappresentanti della regione Campania, Puglia, Umbria e le organizzazioni sindacali. Proprio Sorial ha chiesto di ritirare immediatamente la procedura di licenziamento collettivo prevista per i lavoratori dello stabilimento di Battipaglia e procedere alla presentazione del piano industriale di Treofan Jindal con l'obiettivo di salvaguardare sia i siti produttivi che tutelare tutti i dipendenti. La risposta dell'azienda è stata quella di congelare per 2 settimane la procedura di licenziamento collettivo in attesa di presentare al tavolo il piano industriale dell'intero gruppo. Il Ministero ha convocato un nuovo incontro per il 18 febbraio, giorno in cui con il piano industriale si potrebbe avere finalmente una svolta per i lavoratori.